Amici, amiche di GP1, ciao a tutti da Barcellona. Oggi abbiamo cambiato posto per il TGP1, Dennis. Sì. Ieri eravamo dall'altra parte, oggi abbiamo attraversato la strada. Esatto. Grande cambiamento, esatto. Molto intelligente, a favore di luce. Dennis, si è conclusa gara 1, Bautista super, iper, mega spettacolare, impressionante in qualifica, al primo tentativo pole tuck con la prima gomma e poi in gara è stato un monologo di Alvaro che è stato veramente impeccabile, super consistente, bravissimo, 10 lode, non so più cosa dire. Sì, diciamo che possiamo dire che il cambio, il regolamento dei giri motore, questi esatto. 50 giri motore che ne hanno tolto, non sono servite a niente, anzi sembra che sia andato ancora più forte di quello che era. Quindi prima, e 2000. È arrivato con il maggior distacco, con il più grande vantaggio, diciamo, dal 2019, mi sembra Aragon 2019, se non sbaglio, comunque 2019 sono sicuro, ha avuto oggi c'è stato il... Lo andiamo a rivedere, nel caso ci scuseremo nel TGP1 di domenica. La memoria è sempre questa. Però no, sono sicuro che dal 2019 che questo sia il maggior vantaggio. E secondi e terzi hanno fatto sempre Toprak e Ria, questo è il terzetto. Toprak sul finale è riuscito a battere Ria con un bel sorpasso, sicuramente aveva rimasto un po' più di gomma o comunque l'aveva conservata un po' di più visto che aveva fatto tutta la gara dietro a Ria. Un aspetto interessante, visto che hai iniziato a fare un po' di statistiche e tutto, numeri, una cosa certa è che Bautista con oggi ha vinto la metà delle gare che ha fatto con Ducati. Questa non è... Non è che sono qua per niente, cioè qualcosa... Cosa studi ogni tanto? Parto andare a mangiare. No, e comunque questo penso che davvero sia un dato significativo di quanto è in mano... Di quanto è forte con questa moto, di quanto si trova bene, di quanto ce l'ha in mano, di quanto il feeling è esagerato. Vince la metà delle gare con cui partecipi con una moto è tanta tanta roba. E oggi comunque sì, è stato fortissimo. Fortissimo in qualifica perché ha fatto un giro da paura, fortissimo in gara, fortissimo nella gestione gomme. E penso che il team abbia fatto e stia facendo un lavoro sublime, cioè impeccabile. Bravissimi, penso davvero. Zan Benedetti, Giulio Nava, sì. Davvero, non perché sono nostri amici, sono persone alle quali comunque dai, c'è un ottimo rapporto, però veramente Zan Benedetti e Giulio Nava e tutto il gruppo di lavoro attorno ad Alvaro, penso che davvero... No, bisogna dar merito a chi ne ha, ecco, no, perché poi queste persone, a me spiace, magari finiscono sempre in secondo piano, anche se poi noi cerchiamo giustamente, li abbiamo coinvolti nel TG in Australia, ti ricordi, poi vabbè, l'intervistiamo di tutto, però Alvaro davvero, secondo me il suo segreto è che ha davvero dietro un gruppo di lavoro che penso che Gigi Dall'Igna a Bologna non so, possa essere molto molto soddisfatto di questi ragazzi. Giusto, sì. Credo proprio sia così. Ma tutti bravi, da Serafino Foti alla Filresi. Ah, beh, anche Serafino tutto il è già esatto. Direi che Cecconi, non giusto. Sta sbagliando veramente veramente niente. Ascolta, voi che parliamo subito di Rinaldi e Bassani o ce lo finiamo? Spendiamo due parole anche per Toprak. Ma cosa è successo oggi, Rinaldi e Bassani? Dai, sul podio, prima di parlare del contatto, sul podio c'è stato Toprak con la Yamaha che all'ultimo giro ha piazzato un sorpasso veramente capolavoro con la moto tutto di traverso. Bravissimo Toprak. Quest'anno, questa volta secondo me ha gestito molto bene la gomma, consapevole che fosse inferiore a Bautista, però secondo me è stata una prestazione molto da intelligente e Ria secondo me anche lui con la Kawasaki ha cercato di portare a casa il massimo risultato possibile. Sì, credo che entrambi abbiano ottenuto il massimo possibile, entrambi hanno corso da professionisti e con una grande intelligenza e alla fine Toprak evidentemente ne aveva un po' di più. Penso appunto per il consumo gomma, perché stando tutta la gara dietro l'aveva consumato un po' meno e quindi ha sfruttato questo vantaggio che ha avuto sul finale. Tutto qui. E poi vabbè, dai, andiamo subito poi al dunque. Prima negli Independent secondo me ha fatto un garone, ha fatto un bellissimo weekend a Gerter. Bravo, a Gerter, giusto. Bisogna dargliene atto. Cioè, secondo crono in qualifica. Esagerato, ha fatto una qualifica da paura. E ha fatto una gara bellissima, anche lui intelligente, senza mai esagerare, e ha ottenuto la vittoria del Top Independent, meritatissima. Bravo. Subito alle spalle poi di Locatelli, e la prima onda ha fatto sesta,
con, abbiamo visto la BMW invece molto più in difficoltà. Molto più indietro. Redding è andato un pochettino di sfortuna questo sabato, sì. Ti dico, Gerhard, veramente bisogna spendere le due parole per Dominic, perché dopo Assen ancora una volta, poi io sono convinto che se Axel e Rinaldi non fosse caduto, quanto tutti noi ben sappiamo, magari non sarebbe arrivato lì, però qui sei qui, ma non si va da nessuna parte. Quello che conta è che Dominic è stato ancora una volta il migliore indipendente. Ti dico, sono molto contento per questo pilota che è il suo primo anno da rookie in Superbike con Yamaha, oggi qualifica anche lui subito secondo e poi in gara veramente molto molto bravo. Sta facendo grandi cose, ci ha messo un po' di tempo perché ha dovuto vincere due mondiali consecutivi per meritarsi una moto in Superbike, ma sta dimostrando di meritarsela alla grandissima, secondo me. Bene, adesso passiamo al fatto della giornata che tutti vogliono sapere di qua e di là, e qua adesso faremo perdere a Denis il ruolo magari di un futuro team manager in Ducati, chissà mai, un giorno al posto di Serafino, no. E guarda, ti facciamo vedere tanti anni di sudore e impegno, te li facciamo buttare via così in, così. In tre minuti, vedi? No, è un argomento scottante sicuramente, Riccardo, no? Molto scottante. Io... perché ci sono diverse opinioni, ci sono diverse tifoserie, c'è tanto nel... Oggi poi è calda, quindi è calda. La pentola bolle quindi forte. Possiamo, no? Andargli a prendere Axel e Michael. Andiamo a chiedere a parlare. Ascolta, tu sei un po' più piazzato fisicamente rispetto, sì, ma tu sei più alto, quindi però faccio più rumore quando cado. No, però dico, se vai tu, che poi Michael lo conosci bene, potresti andare, con le giuste li porti. No, non vengo. No, io credo, però, che come dici tu, sarebbe giusto che loro si mettessero un attimo, sì, da soli a parlare, sì, a fare, esatto, due chiacchiere tra di loro. E sarebbe anche stato bello vedere, sì, un po'. Chiedersi scusa, ecco, in qualche, certo, modo, quando invece questa cosa qui non c'è stata. No, perché nessuno ha cercato di fare... Poi ovviamente qua siamo sempre lì. Cioè, Rinaldi si aspettava le scuse da Axel. Axel al tempo stesso dice, io secondo me non ho sbagliato nulla, perché se non tiravo sulla moto finivo io per terra alla curva 3, e quindi io personalmente penso di aver fatto nulla, e quindi entrambi sono fermi nelle rispettive posizioni, e idem i team. E quindi mi spiace anche a me, sei stato molto sincero, molto onesto, sì, perché io ti dico, penso che in certi casi mettersi davanti a un tavolo, parlarsi a vicenda, sarebbe la cosa migliore, perché ti spieghi. Poi ovvio che non è che, sì, vanno, oggi... non è che sistemano tutto con la stretta di mano e domani sera vanno a fare serate insieme a, sì, non lo so, sulla Rambla. Ma per il semplice motivo che oggi è il risultato di incomprensioni nate già molto tempo fa e quindi portate poi avanti, cresciute, no, secondo me. Però quello che posso dire analizzando adesso, vai, quello vai, che è successo, perché comunque tu sei stato anche un ex pilota attorno, non, no, dimentichiamo sicuramente un occhio migliore. Io credo del mio. Credo che Rinaldi, quando ha fatto il sorpasso su Bassani, non l'abbia toccato, cioè Rinaldi, Bassani era largo, Rinaldi si era stato stretto, gli è andato davanti, e quando Bassani ha visto la ruota, diciamo, di Michael, ha alzato la moto, perché ovviamente era interno, era a favore di curva, ecco, quindi non c'è stato un contatto, è stato un sorpasso aggressivo, ma un normale sorpasso di gara, secondo me. Bassani invece, involontariamente o volontariamente non lo so, però comunque l'ha toccato a Michael, mm-hmm, l'ha toccato, e questo l'ha fatto cadere, cioè non è che poi Michael si è buttato per terra da solo, capito? Quindi questo, secondo me, è un dato da tenere in considerazione, è un dato importante, no? Nel senso, se Bassani avesse fatto un sorpasso ugualmente aggressivo, anche più aggressivo, ma senza stenderlo, senza arrivare al contatto, sarebbe stato diverso in considerazione. Inoltre, dobbiamo dire che, dal mio punto di vista, se Axel avesse avuto delle opportunità per andare nel team ufficiale, diciamo che oggi non se l'è giocata bene. Non se l'è giocata proprio bene, 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 anzi, quasi qua puoi dire, no, io lì non ci voglio andare, perché secondo non è, me... non è il gioco di, cioè non ha dimostrato di essere uomo, un uomo, diciamo, come si dice, di squadra, no, perché sono due squadre diverse, ma un uomo che lavora per la casa, no, che comunque è un po' di... sì. Non so come dire, no, no. Sempre difficile in queste situazioni, sempre difficile, sì, dare un po' il mio punto di poi vista. Poi c'è chi magari, appunto, dice che sì, dice, come una Rinaldi, cattata, lui mi ha provocato per prima, perché, esatto, ha fatto le prese, cioè
Capito? Di sicuro non ci sono né vincitori né vinti in questa storia. Ci perdono sempre tutti, ci perdono sempre tutti queste cose. È chiaro. E poi io qualche battuta l'ho fatta e mi sono detto, ma se magari ci fosse stato un Ottel, che purtroppo era un po' più indietro, però cioè, Rinaldi avrebbe fatto la stessa cosa, Bassani avrebbe fatto la stessa cosa, non lo so, secondo me entrambi quando uno vede l'altro, entrambi, allora la situazione è molto semplice, uno vuole tenersi la sella ufficiale e l'altro la sella ufficiale, non lo so, secondo me entrambi quando uno vede l'altro, uno vuole tenersi la sella ufficiale e l'altro la sella ufficiale di quella moto lì se la vuole andare a prendere, e quindi è come se metti lì un pezzo di pane ad andarselo a prendere. Allora il sorpasso di Michael su Bassani secondo me è molto paragonabile a quello di Bagnaia di Jerez la settimana scorsa, dove Bagnaia è stato penalizzato per il sorpasso aggressivo, ma che io non condivido quella penalizzazione. Ok, io non la condivido perché perde la sportività del motociclismo, cioè non c'è stato un niente, perché cioè, ci sta nel motorsport, ci sta secondo me un sorpasso del genere, ecco, quindi poi Bassani è stato penalizzato perché Michael è caduto, ha preso un long lap penalty, che anche quello lì è discutibile, perché credo che in questo momento quando vengono date le penalizzazioni non ci sia una grossa proporzione, no? Okay, cioè nel senso, uno tipo Quartararo domenica scorsa, andando sempre a prendere la gara della GP, ha toccato il verde nel long lap penalty, gli è andato un long lap penalty. Quindi cioè, uno tocca il verde e prende un long lap penalty, uno butta giù un'altra persona e prende un long lap penalty. Quindi non c'è la proporzione sulle penalizzazioni, se pensi che sia da penalizzare, perché a quel punto se tu dici Axel non ha da penalizzare, cosa gli fa? Cioè cos'è una... No. Ma sì, dai, non chiaro. Lo sei, però diamo una... Sei molto chiaro, assolutamente. Uno spunto, uno stimolo, non so come dire, una... Quindi ci sarebbe tanto da parlare anche su questo argomento. Penso che potremmo stare qua veramente farci una bella serata. La cosa che io penso è che in tutta questa vicenda qua dietro passano piloti, manager, passano tutti. E cosa penso, Dennis? Che in tutta questa vicenda... La tua opinione qual è? No, la mia opinione è che ti dico, si poteva sicuramente gestire meglio e tutto. Michael ha forzato quell'entrata e tutto perché... era, non so se Michael avesse, se ci fosse stato Ottel al posto di Bassani, non so se Michael avesse si sarebbe comportato alla stessa maniera. E poi al tempo stesso Axel ha risposto sbagliando, e ripeto, ed è andata purtroppo come è andata. Sta di fatto che in questa storia secondo me l'unico che oggi sorride è quello che ha vinto la gara della Supersport, ovvero il buon Nicolò Bulega, che secondo me zitto zitto in silenzio, anche se però noi l'abbiamo scritto, che Rinaldi l'abbiamo scritto questa settimana Rinaldi sotto fuoco amico, Bulega secondo me su quella moto lì piano piano in silenzio a testa bassa fa la pole, vince tutto, Aruba secondo me non dico che è pronto a consegnargliela, però io penso che in questo momento sulla bilancia vedo un Bulega, Rinaldi e poi metto un po' più in basso Axel. Non voglio dire che Axel è tagliato fuori, no, perché Axel secondo me non è finita qua per lui, cioè è stato un incidente, si sbaglia, è vero, ha tirato giù un pilota che non doveva tirare giù, come è andata, però io non penso che questo errore vada a mandare all'aria quanto ha fatto fino ad oggi Axel, e neanche la super rimonta che ha fatto partendo da in fondo. Però al di là di tutto questo, secondo me, io su quella sella tra i due, Rinaldi, Bassani, penso che ad aver previsto tra i due litiganti il terzo gode, Bulega è quello che zitto zitto sta correndo per andarsela a prendere. Allora Riccardo, io penso che se Michael dovesse cambiare strada adesso, dovesse cambiare team, Bulega è normale che sia il favorito, perché comunque pure la prima è l'interno del team, sta vincendo a ripetizione in Super Sport, sta andando forte, è giovane, e quindi non ci sarebbe motivo, diciamo, cioè, potrebbe essere tutte le carte in regola, ecco, per fare quel salto di categoria e prendere quella posizione lì. Però dall'altra parte
non credo che ci siano ancora le condizioni, no, di dire Michael non si merita più quella sella. No, ma assolutamente, la stagione è lunghissima, Michael assolutamente. Oggi assolutamente. Si merita ancora quella sella, no, merita sicuramente certo, più Bulega, ma per il semplice motivo che anche qua, in questo weekend qui, ha fatto un bel weekend, assolutamente davanti, primo, secondo, in gara aveva tutte le carte in regola per arrivare secondo, no? Per fare secondo. No, certo. Dietro il suo compagno di squadra, Bautista, quindi è velocissimo. Ha avuto solo, diciamo, il weekend di Assen, dove è stato più in difficoltà, sì. Però... Gala 1 Phillip Island, Gala 1 Mandalika, dove ha piazzato purtroppo quelle errori. Sì, però Gala 1 Phillip Island pioveva, sì. Ci sono tante cose. Però anche per gli altri pioveva. Anche per l'altro, sì, vabbè. Però sai... No, però a parte le battute, vabbè, no, dai, poi ovviamente noi ridiamo, scherziamo, certo. E tutto. Loris Batz, Loris, vuoi venire qua a fare due parole con noi, dai? Sì, Loris! Sempre insieme, certo. Noi siamo sempre insieme! Dai, Loris, andato, tu, Loris, un saluto! Bellissimo! Sì? Telecamera, oh, Loris, Filippo qua. Ha fatto fatica a superarti, eh? Sì. Ci ha messo un bel po', c'è un osso duro! Gli ho rotto le palle! Gli ho rotto le palle! Sì, quello che ho detto! Gli ho rotto le palle! Scusa, ho rotto le 10 giri, poi... Com'è andata? Come va? Intanto la gamba e la moto? La gamba ancora non è al 100%. Giusto. Fa male soprattutto dopo. Okay. Devi dirlo lì, Loris. Ah. Vieni qua con noi, eccolo qua, dai. Ci stringiamo, cavolo, ragazzi. No, soprattutto su... Dopo. Sì. Sulla moto non tanto, però secondo me non è come Asen. Asen avevo male, adesso non è più male sulla moto, ma non muovo. Quando vedo le foto e le immagini e i video, vedo che sto lento ad andare da sinistra a destra. Quindi a Misano sarà bene, manca ancora un po' di reprimazione, un po' di movimento. Ti aspettiamo, okay. Loris, ma io ragazzi, io uno come Loris, poi lo facciamo andare, io spero che davvero Loris, cioè Loris, io mi ricordo sempre il tuo Portimao, quando sei venuto con questi ragazzi. Era bello, bei ricordi. Sei arrivato lì e tutto, hai piazzato quel podio, pronti via, poi vabbè, Bautista forse è un po' arrabbiato, però vabbè, ce lo dimentichiamo. No, sempre però, arrabbiato. Sempre arrabbiato, vabbè, oggi era contento. Da... ma se c'è qualcuno vicino a lui è sempre arrabbiato. Loris, guarda che qua poi veramente chiamano da Bologna e ci fa chiudere il programma. No, a parte le battute, Loris, io davvero spero che tu riesca davvero ad avere una moto super competitiva che ti consenta di mettere in mostra il tuo potenziale, perché io quando ti ho visto su quella Ducati di Go Eleven, che è una moto molto performante, che sono dei bravissimi ragazzi, poi vabbè, Dennis si presta ai live, però davvero Go Eleven è un team, penso che anche tu l'hai visto, gente molto semplice. Ci sto sempre, faccio colazione lì e mangio, sì, lì. Anche i tuoi amici vedo che va, ma anche io ogni tanto ci vado perché si mangia bene. No, ti auguro davvero il meglio, Loris, perché sei un grande campione. Grazie. Complimenti. Dai, bocca al lupo domani, vado a riposare. Ciao Loris. E chiudiamo il discorso, guarda, il bello della diretta, no, tutti questo che... è bello. Questo è il bello, adesso arrivano anche Bassani e Rinaldi. Insieme magari. A saccagnarci di botte. Ebbene, cosa possiamo dire? No, appunto, per chiudere il discorso, il mercato, Ducati la seconda sella non la sceglierà oggi, neanche il prossimo round, ci dovremo aspettare l'estate, quindi i giochi sono ancora tutti da fare. Sì, c'è ancora un po' di gare, penso che hanno... No. Possono prendersi il tempo che vogliono, ecco. Questo sì. E niente, quindi allora, Bassani e Rinaldi, di Toprak non gliene frega più niente a nessuno, se vai in Yamaha, se vai in Honda, se vai in BMW, proprio zero ormai. E no, dai, parte tutto. Dai, è stata una giornata bella tosta. Sì, è stata una giornata intensa, soprattutto per questo avvenimento. Avvenuto appunto nella ripartenza, perché siamo partiti, abbiamo avuto dopo 4 giri la bandiera rossa. Dalla regia non so cosa che mi dice Elia, cos'è che ho dimenticato Elia? Vediamo. Ah, giusto. Ah, è vero, bravo. Sì. Bravo Elia, perché noi abbiamo anche Elia nel dietro le quinte, giustamente, tanto di cappello, suggeritore ufficiale, giusto, scusate. Bulega ha vinto, però davvero, non dobbiamo dimenticare il podio della BMW. Sono super sport. Ormai, secondo, terzi, no, giusto? Veramente, per la prestazione assolutamente maiuscola, sono stati lì ad insidiare Bulega nei primi giri, ci hanno provato e tutto, a mettere il fiato sul collo a Nicolò, e penso che dai, per MV... Tre moto italiane sul podio veramente, non è male. Assolutamente. È bello per noi. No, un bellissimo messaggio. Sì. Spiace per Manzi, che magari qua... ha avuto purtroppo quella penalizzazione che gli ha tolto il podio, però alla fine si è giocato fino alla fine, no. Tra l'altro ha fatto un duello bellissimo con... Fino all'ultimo proprio... Sì, fino proprio all'ultimo con Sofoglu. È stata una bella gara, quindi da seguire anche al Supersport, ve la consiglio. Ragazzi, ci vediamo
domani, domenica, gara 2, Super Pro Race, cosa succederà? Domani. Lo scopriremo e ci saranno tante belle cose da raccontare. Vediamo. Sempre qua con il nostro Dennis. Ciao, grazie mille. Ciao a tutti, ciao.